Riunione a Palermo, nella signorile cornice di Villa Igea del Comitato Europeo per il Progresso Economico e Sociale. Il presidente della regione siciliana, Alessi, rivolge ai convenuti il benvenuto dell'intera isola. Prende la parola il professor Valletta, che illustra i motivi e gli scopi del convegno. Tra i presenti l'onorevole Scelba e il cardinale Ruffini. L'ingegnere De Biase tratta dell'istruzione professionale. Con interesse l'onorevole Pella ascolta il conte Caetani che parla sulla riforma fondiaria. Il presidente della Confindustria De Micheli esamina il problema della industrializzazione delle aree depresse, tema che è ulteriormente trattato dall'ingegner La Cavera. Il conte Carlo Faina sottolinea le possibilità del mezzogiorno nel settore chimico-minerario. Il conte Marzotto auspica una politica turistica più efficiente. L'avvocato Bruno si intrattiene sul problema del risparmio nazionale. Riassume i lavori il senatore Guglielmone, che esalta la funzione del mezzogiorno e delle isole nel quadro di una nuova politica economica mediterranea.